Salve a tutti e bentornati su Italian Maker. Nel video di oggi andremo a fare l'unboxing di un nuovo prodotto, per la precisione il MacBook Pro da 14 pollici col processore M1 Pro. È un upgrade che abbiamo fatto nella nostra attrezzatura per avere una workstation più potente di quello che abbiamo attualmente e molto più trasportabile, essendo più leggero, dell'attuale MacBook Pro da 15 pollici del 2014 che avevamo. E andiamo ad aprirlo. Eccolo qua con la sua solita pellicolina. Andiamo a vedere il prodotto e cos'altro c'è nella scatola. Nella scatola troviamo il solito manualetto di istruzioni con gli adesivi Apple, va bene, guida rapida. Il caricatore, eccolo qua, USB-C. E un grande ritorno molto gradito da tutti i possessori dei vecchi Mac, il cavo MagSafe, che era stato abbandonato negli ultimi MacBook. Da un lato MagSafe, invece dall'altro è USB di tipo C. Tra l'altro tutto il cavo è in tessuto, in tela, molto molto bello. E dà una bella sensazione di solidità, robustezza e anche alle torsioni. Bello, mi piace molto. E soprattutto torna questo sound che mi piace molto. Clack, bellissimo. Via la scatola, iniziamo a vedere il prodotto in sé. Allora, torna un po' il design di una volta, quindi con i bordi più arrotondati, un po' più cicciotto di quello a cui siamo abituati sul MacBook Pro da 13 pollici, ma finalmente vengono reintrodotte porte per un uso professionale. SD card direttamente senza bisogno di adattatori, HDMI senza bisogno di adattatori, una porta USB di tipo C di qua, due porte USB di tipo C dall'altra parte, oltre che al MagSafe, e jack cuffie, quindi ritorno di tutti i connettori che servono per un uso professionale, appunto. Sul sotto c'è questa scritta in 3D, scavata nell'alluminio, MacBook Pro, molto molto elegante. Ma andiamo ad aprirlo. Eccolo qua. La prima cosa che si nota è lo schermo, migliorato incredibilmente. Le cornici sono state ridotte al massimo, soprattutto nella parte superiore, che per far spazio alla fotocamera troviamo un piccolo notch, proprio come troviamo sugli iPhone X. La tastiera è un'altra cosa che notiamo subito, che il layout ora sotto è di colore nero e non è più grigio, quindi è tutto più uniforme. I tasti mi sembrano molto belli, solidi. È stato aggiunto il sensore di impronta digitale qua per lo sblocco, le casse sono rimaste ai lati, ma sono state riviste e potenziate. Il trackpad mi sembra sempre lo stesso, ma questo schermo è veramente incredibile. Guardate qua i neri, sembra di trovarsi davanti a un OLED. Il livello di contrasto e la profondità dei neri è veramente sbalorditiva. Questo modello è equipaggiato con la CPU M1 Pro da 8 core, mentre lato scheda video, quindi la GPU, da 14 core, quindi comunque una bella potenza di calcolo. Sempre parlando di scheda video o RAM, i processori Apple hanno la caratteristica che non hanno più una memoria RAM e una memoria video, ma una memoria unificata. Quindi i 16 GB di equivalenti RAM di questo computer in realtà vengono spostati a seconda dell'applicazione che serve per essere usati o come RAM o come cache per la CPU oppure come scheda video, appunto. Quindi nel momento di carico può sfruttare questi 16 GB di memoria RAM, tantissimo per un portatile, cioè poter contare su così tanta memoria video sul computer portatile è qualcosa di incredibile. Tra l'altro, la batteria e la ventola di questo computer è stata in realtà pensata e ottimizzata per l'M1 Max, il fratello maggiore di questa CPU, che ha più core e ha più potenza. Su questo modello, che ha lo stesso sistema di ventilazione, ma il processore è più debole, le ventole non vanno praticamente mai perché scalda molto meno. E la batteria dura davvero tantissimo, addirittura quasi 20 ore, chiaramente di navigazione internet, non di montaggio Final Cut. Andiamo a vedere come può essere l'apertura di un programma un po' pesante come può essere Final Cut. Clicco e è quasi istantanea l'apertura, incredibile. Merito del SSD interno che raggiunge i 7000 mega al secondo di velocità di lettura. Cos'altro dire? Il livello audio è veramente potente. Andiamo a provare su una canzone. L'audio è molto potente e soprattutto ha una bella presenza di bassi, bello corposo per essere provenienti da casse comunque così piccoline. Merito anche di questi tagli che sono stati fatti lateralmente, che
che favoriscono sia l'uscita di bassi, sia la ventilazione del computer, sia anche una rigidità torsionale, nel senso che se si prova a piegare scarica la forza su questa fessura anziché stortarsi l'alluminio. Quindi questo taglio ha tre funzioni in una. Brava Apple. Andiamo a vedere questo schermo su una foto. Ecco, questa qui è una foto che abbiamo fatto alle tribù berbere durante il nostro viaggio in Marocco. Potete trovare il video in descrizione. Andiamo a vedere, primo, la fluidità in cui si muove l'immagine sia nel pinch to zoom che nello scrolling, merito di questo incredibile schermo Liquid Retina XDR che si muove a 120 Hz di aggiornamento, quindi velocissimo, e con una velocità di picco di 1600 nit, quindi uno schermo HDR favoloso, quasi ai livelli dello schermo esterno di Apple. E i colori coprono il 100% a gamma cromatica P3, quindi massima fedeltà cromatica. E andiamo a vedere anche nelle zone di scuro come l'immagine è bella contrastata, ha un micro contrasto, un micro dettaglio incredibile. Cioè, guardate quanto è reattivo, non ha il minimo rallentamento. Il peso è 1,6 kg, quindi comunque per la potenza che ha è molto leggero. Il video che stiamo registrando di unboxing lo monteremo con questo computer in modo tale da vedere fin da subito come se la cava nel gestire un video 4K questo processore M1. Grazie per aver visto questo video, restate con noi per scoprire di più su questo incredibile computer. Un saluto da The Italian Maker.